Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video dove voglio parlarvi della Olympus OMD M1 Mark II. Nomi complicatissimi quelli di casa Olympus, ma grandi camere. Non è una camera di primo pelo, non è uscita ieri, ma io, essendo rimasto affascinato dal mondo del Mico 4 terzi, mi ero imposto l'obiettivo di provare tutte le camere Mico 4 terzi di qualità che trovavo. E quelle di Olympus le ho provate finalmente tutte. Mi mancava proprio lei, che è l'ammiraglia di casa, della casa nipponica. Olympus ha fatto una scelta, quella di rimanere sul Micro 4 terzi, una scelta naturalmente dettata dal mercato, perché il Micro 4 terzi non è amato da tutti, ma ha deciso di portare la fotografia sul Micro 4 terzi e di portarla nella maniera più elevata possibile, una cosa molto complessa al giorno d'oggi. Grazie agli amici di RC Foto, lo store più grande d'Italia di vendita di usato fotografico, sono riuscito a metterci le mani sopra per una ventina di giorni e quindi l'ho provata approfonditamente. Beh, devo dire che sono rimasto abbastanza colpito. Infatti questo video vuole essere una mia opinione sul capire se spingere fotograficamente su un corpo macchina Micro 4 terzi che ha sensore micro 4 terzi oppure un corpo macchina che abbia un sensore APS-C o full frame. Di sicuro Olympus sta insegnando come utilizzare i sensori, anche se non sono grandi. Infatti si riescono ad ottenere risultati davvero eccellenti. Certo, i limiti del micro 4 terzi si fanno sentire tutti, dove sugli alti ISO special modo lì purtroppo si fanno sentire, ma ci sono, come ci sono dei contro, ci sono anche degli enormi pro. Gli enormi pro che GH5 ha portato nel mondo video, Olympus l'ha seguita a gran ruota e ha cercato di riportarle su quelli che sono il mondo fotografico. Già ho parlato della Olympus OMD Mark I OMD 1X, che è la sorella gemella maggiorata della OMD M1 Mark II. Ragazzi, sono scioglilingue i nomi della Olympus, infatti per impararli ci ho messo tanto tempo per capire qual era la gerarchia. Ho fatto già un video al riguardo dove ve ne ho parlato e la maggior parte delle caratteristiche tecniche sono presenti, sono uguali per entrambe le camere, con la differenza che quella porta con sé un corpo più grande e un burst fotografico superiore perché nasce espressamente per la fotografia. Ma questa non è da meno. Partiamo, vi elenco qualche caratteristica velocemente. Abbiamo un sensore micro 4 terzi da 20,4 megapixel con sensore TruePeak 8 che ci consente di fare, se non vado errato, 60 scatti continui in autofocus singolo. Quindi mettiamo autofocus singolo, non quello continuo, ci permette di fare 60 scatti continui. Mentre con autofocus continuo riesce a farne fine 18, che sono tantissimi per una macchina fotografica. Questo grazie al fatto che il sensore è più piccolo, ma che comunque restituisce delle fotografie davvero fantastiche. Grazie al sensore più piccolo abbiamo la possibilità di utilizzare un grandissimo e fantastico stabilizzatore IBIS all'interno del sensore. L'IBIS non è altro che Internal Body Image Stabilization, questo dovrebbe essere l'acronimo, non è altro che il sensore che all'interno del corpo macchina si muove per andare a bilanciare quelli che sono i movimenti della nostra mano. Essendo un sensore più piccolo, in un corpo macchina abbastanza generoso, abbiamo molto più movimento e spazio per poter andare a compensare quelli che sono i movimenti della nostra mano. Quindi grazie a questo in video abbiamo immagini molto più stabili e in fotografia riusciamo a recuperare gli scatti fino a 5,5 stop. Cosa significa questa cosa? Perché non tutti quanti riescono a capire questa differenza. Se noi scattiamo con una macchina fotografica che non ha uno stabilizzatore IBIS, quindi lo stabilizzatore del sensore, il sensore stabilizzato, e scattiamo ad un ottantesimo di secondo, l'immagine verrà mossa. Invece, grazie allo stabilizzatore che va a controbilanciare il nostro movimento di mano, riusciamo a recuperare, a scattare ad esempio a un cinquantesimo e far venire la fotografia ferma. Quindi questo ci permette quindi di recuperare ben 5,5 stop di luce, che non è assolutamente poco. Abbiamo un ottimo EBF, sono davvero rimasto stupito della sua qualità e della sua profondità, sia perché è molto grande ed è molto comodo ed è molto ben definito. Ma abbiamo anche un ottimo schermo ribaltabile, completamente articolabile, quindi possiamo tirare fuori e flippabile,
comodissimo per la registrazione di video. E perché no? Per la realizzazione di contenuti per il web, perché in questo momento sto utilizzando una camera un pochino più grande perché porta un sensore full frame, ma uno schermino ribaltabile. Questa è una EOS R, ma potevo tranquillamente utilizzare una AMD Mark I M2, una AMD M1 Mark II, perché ha esattamente le stesse caratteristiche. L'unica grande differenza è il fatto di avere un sensore diverso, uno è più grande e un altro è più piccolo. Oddio, le differenze tra una EOS R e M1 Mark II sono ben altre, ma volevo esprimere il concetto. O meglio, il mio concetto è questo: è una camera utilizzabilissima per la realizzazione di contenuti digitali per il web, quindi è adatta ai creator. Probabilmente c'è di meglio ad un costo più contenuto per realizzare contenuti per il web, perché comunque essendo l'ammiraglia di casa Olympus è quella che ha un costo maggiore e probabilmente è una camera più per professionisti, special modo per chi fa fotografia naturalistica, chi deve fare fotografia agli animali ad esempio, perché avendo un sensore piccolo, se mettiamo una focale un 100 mm diventa un 200, perché il fattore di moltiplicazione del nostro sensore è per 2. Quindi se mettiamo un 200 mm diventa un 400, stesso concetto, se mettiamo un 400 diventerà un 800. E le lenti per micro 4 terzi sono tutte quante rispettivamente rispetto a quelle per full frame più piccole, quindi il 70-200 Canon ad esempio è così e pesa 2 kg, no, forse anche di più, pesa 3 kg, una cosa del genere. Il 70-200 per micro 4 terzi è un 3500, è così piccolo e pesa 3 volte meno, quindi andate così per scala naturalmente diventa una macchina fotografica adatta ad un determinato tipo di mercato. Grandissima attenzione è stata posta anche nella registrazione video, perché abbiamo sia la registrazione in 4K DCI, ossia il formato cinema, che in Ultra HD, quindi il formato 4K per la televisione, rispettivamente a 30-25p o 24p per quello cinematografico, con un bitrate che arriva fino a 237 megabits per secondo, che è tantissimo. L'unico corpo macchina che si avvicina, cioè che supera questo, oltre ai corpi professionali, è ad esempio la Canon arriva fino ai 400 megabits. Altri corpi macchina non arrivano assolutamente a quel bitrate. Vi faccio un esempio: su una 7.3 registra in 4K fino a un massimo di 100 megabits, quindi abbiamo molta più informazione per registrare i nostri colori e andarli a post produrre. Tra le altre cose ha anche un log interno, il log di casa Olympus, che è davvero ottimo. E in più ha un'uscita 422 10 bit sull'HDMI esterna. Insomma, qual è la mia considerazione? È un corpo macchina bellissimo, comodo da tenere in mano, grande, batteria che non finisce mai. A me il micro 4 terzi piace tantissimo per il video, meno per le foto, ma questa macchina mi ha fatto godere anche il piacere di scattare fotografie. Vi mostro qualcosa perché sono davvero molto belle e anche molto ben definite. Quindi è un'ottima macchina, ma io la consiglio ai professionisti, non la consiglio ad un creator digitale, anche se adatta. Ma allo stesso budget troviamo davvero tantissime altre alternative, che non è detto che siano migliori di questa, ma c'è da studiare, c'è da divertirsi. E con questo siamo giunti alla mia idea di quello che è stato utilizzare questa Olympus MD o MD M1 Mark II. Bellissima camera. Per tutti i fotografi professionisti che hanno bisogno di un sensore piccolo con grandi lenti che spingono, è la macchina che fa per voi. E io ve la consiglio. Vi consiglio addirittura di andare a vedere sul sito di RC Foto, perché ce ne sono un paio che sono ad un prezzo davvero fantastico. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Insomma, io vi ringrazio per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, attivate la campanellina per vedere tutti gli altri, per sapere, essere informati di tutti gli altri video che usciranno prossimamente. Se avete delle domande potete scrivermele qui sotto nei commenti. Cos'altro dirvi? Ci vediamo prossimamente con un nuovo video.